Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 18 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Spese importanti per una casa elegante. Se il meteo non è splendido, col cielo grigiastro e qualche goccia di pioggia, parte di questa lunedì la trascorrete in giro per centri commerciali, cercando ispirazioni per rinnovare parte dell'arredamento o almeno modificare qualche dettaglio sufficiente a infondere a casa vostra un'aria nuova e più giovane. Ad accompagnarvi in questo giro di compere Venere maestra di armonia e bellezza, magari con la luna in quadratura l'iter sarà lungo, ma pienamente appagante. A darvi una mano nella scelta potrebbe intervenire anche amici, professionalmente vicini a questo genere di cose o comunque dotati come voi di innegabile buon gusto. Serata a casa vostra per una delle ultime grigliate in giardino, ma si può anche banchettare all'interno, quel che conta è la raffinatezza dei vostri piatti. E il pensiero nel senso generico del termine, tutto ciò che è legato a un'idea fissa. Quello che segue è imminente, accadrà tra poco. Piccole critiche in agguato, dicerie di poco conto sulla vostra persona. Sarete al centro dell'attenzione delle persone, anche di quella che desiderate amare. State pensando a una persona che vi sta particolarmente a cuore e non distogliete il pensiero. Cercate però di pensare positivo e che forse, ogni tanto, qualche sogno si avvera pure. C'è una piccola sorpresa che vi attende. Qualcuno ha pensato bene di chiedervi scusa con un piccolo gesto, piccolo ma molto significativo. Sorridete. Alcune opportunità per mettere in evidenza le vostre capacità e lasciarvi apprezzare per quel che valete. In amore poi si prospettano momenti dolci soprattutto in serata. Vi sentirete complici del cuore. Oggi iniziate a pensare seriamente a risparmiare e a mettere qualche piccola somma da parte. Vi servirà nei momenti di crisi. Oggi potreste tentare moderatamente la fortuna, qualche colpo interessante potrebbe materializzarsi mentre meno ve l'aspettate. È il momento meno indicato per fare scennate di gelosia, sia al vostro partner in amore, sia sul lavoro tra colleghi, sia tra amici in compagnia. Risolvete tutto con grande pazienza. Nell'ambiente di lavoro si sono create delle tensioni che non vi aiutano a mantenere i rapporti cordiali con tutti, in particolare potreste trovarvi in una situazione imbarazzante per difendere una persona che vi è particolarmente amica. Se state pensando di separarvi fate bene i vostri calcoli e, potendo, rinviate la decisione e fate in modo che siate certi di averle tenatete tutte, ma proprio tutte. Prendetevi del tempo per voi. Iniziate a fare le cose che desiderate veramente. Non sprecate il vostro tempo inseguendo chimere, siate pratici come non mai. La parte attiva, propositiva, diurna dell'io, il sole nel segno concreto, laborioso, ironico della Vergine vi aiuta a trovare, servendovi di una lucidità straordinaria, escamotage pratici. Venere è ospitata invece nel segno buon vicino del Leone. Da questo punto dello zodiaco il pianeta femminile vi invia elementi di razionalità per arrivare a comprendere situazioni e stati d'animo altrui con molta penetrazione psicologica. Sole, Mercurio e Venere per tutta la lunedì sono in angolo benefico per il vostro segno aiutandovi a risolvere piccole contrarietà quotidiane in special modo inerenti ai rapporti con la famiglia d'origine. Musona la Luna. Peraltro vostro astro guida in bilancia in quadratura al vostro segno. Per fortuna consolarvi provvede Venere, possessiva ma anche spendacciona in seconda casa. Purtroppo bisticcia con Giove che comunque, sempre più potente di lei, se ne fa un baffo e continua a sopportarvi, portandovi in giro con gli amici, e cena a ridere e scherzare insieme a loro. Evviva l'ottimismo che fa la vita più bella e degna di essere vissuta. Amore ed Eros. Possessività un filo esagerata, oltretutto immotivata, amate il partner, la vostra famiglia e gli amici, ma non potete aspettarvi da nessuno di loro l'esclusiva, peggio ancora fare piazzate all'amato bene perché vede i suoi ex compagni di scuola o di lavoro. Vietato pensare male solo per una telefonata o due più del consueto. Anche voi del resto nella vostra band siete gettonatissimi,
amici e amiche vi invitano da loro e voi ricambiate, cosa di cui sono felicissimi dato quanto siete bravi in cucina. Senza accorgervene state trasformando il vostro piccolo castello in un ristorante, oltretutto a titolo gratuito. Lavoro e denaro? Di lavoro volendo ce n'è anche di lunedì, almeno in proprio per portarsi avanti con gli impegni della settimana entrante o concludere qualcosa di inevaso in quella appena passata, o ancora preparare manicaretti da surgelare, invitare parenti e amici a banchettare, ma anche darsi alle pulizie, alle lavatrici, allo stiro, tutte attività che nei giorni feriali, impegnati col lavoro, stentate a concludere in tempo utile. Se in casa vostra o nella cerchia di amici si festeggia un anniversario o un compleanno, bisognerà anche correre a cercare un regalo e già che ci siete, sedotti dalle promozioni autunnali, fate più acquisti di quanto preventivato, spendendo un patrimonio. Se poi nel giro di amicizie c'è qualcuno in difficoltà, non vi fate remore a concedergli un prestito, ben sapendo che la cifra verrà scritta su un panetto di ghiaccio o, se preferite, sulla sabbia in riva al mare. Benessere. Vi piace cucinare e anche mangiare, soprattutto in compagnia quando, tolti i freni inibitori, ci si lascia andare all'eccesso. Va così che lo stomaco tira il freno a mano, ricordandovi che non siete alligatori ma persone, oltretutto si parla del vostro punto debole, perciò dovreste trattarlo con i guanti. Finisce l'estate e anche lo sfoggio di certi indumenti che lasciano scoperto metà corpo. L'aria freschina incide subito sul benessere dell'apparato gastrointestinale, se poi ci mettete anche le vostre emozioni. Ricordatevi di coccolarlo. Per lei, un filo di malumore, per giunta ingiustificato, causa segreta ma non troppo la vostra possessività. Non solo siete gelose del partner, ma anche dei vostri figli e degli amici. Su via, non potete pretendere che il mondo giri attorno a voi. Per lui, a un'amicizia tenete moltissimo, infatti siete sempre pronte a concedere un prestito o a sacrificare il vostro tempo libero per dare una mano a un amico. Numerosissime le opzioni: mettere mano al motore della sua auto, aggiustargli il rubinetto che gocciola, supportarlo nell'imbiancatura della cucina o nella riparazione della bici. Chi più ne ha più ne metta. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.